La prima avrà luogo l'8 dicembre. Ma, per favore, ora che lo sapete, non precipitatevi a comprare il costume da bagno per la prossima estate. Ed ora una notizia importante per la nostra emittente. Teleticino saluta infatti oggi la partenza di un suo prezioso collaboratore, Fiorenzo Mordasini, riconosciuto dai colleghi come il genio di Teleticino e non solo, ci lascia per una nuova esperienza professionale. Fiorenzo ha partecipato in modo determinante alla crescita della nostra emittente e lo può confermare il nostro capo redattore Marco Bazzi al telefono da casa, vero Marco? Sì, ciao Cristian, buonasera a tutti. Buonasera a te. Avrei voluto essere a Teleticino questa sera per fare gli auguri di persona a una persona che ci lascia, ma un virus mi costringe a letto in questi giorni. E la persona che ci lascia è appunto Fiorenzo Mordasini, realizzatore di Cino News, uno di coloro che in questi anni hanno contribuito di più e con maggiore entusiasmo, si può dire, alla crescita della nostra emittente. Fiorenzo è quello che si dice un fan prodigio, lo hai ricordato tu, lui prima che attraverso gli occhi credo riesca a vedere attraverso l'obiettivo della telecamera. Ha dimostrato grandi qualità indistintamente nel montaggio, nella ripresa, nella regia. Quando ho iniziato a lavorare a Meride, lo ricordo bene, aveva poco più di 15 anni, in poco tempo ha bruciato molte tappe, praticamente quelle essenziali. È giusto che ora, credo, tenti nuove esperienze in un'azienda che può offrirgli più strade e più possibilità di formazione. Per me è anche stato e spero resterà un amico oltre che un collega. Insieme abbiamo realizzato cose che non dimenticheremo e vissuto esperienze straordinarie. Ciao Fiore, in bocca al lupo. E a voi tutti una splendida serata, grazie. E il ringraziamento a Fiorenzo Mordasini anche da parte nostra e anche un augurio per il suo futuro professionale. Prima di chiudere vi ricordo l'approfondimento di Primo Piano. Questa sera avrà luogo in due parti. Nella prima faremo un bilancio della vendemmia appena trascorsa e lo faremo con il presidente della Federviti del Luganese, Umberto Monzeglio. Nella seconda parte invece andrà in onda una clip che ripercorre la storia di Teleticino dalla sua nascita ad oggi, un documentario firmato proprio dal nostro Fiorenzo Mordasini. Bene, per questo è tutto. Restate con noi, arrivederci e buona serata a tutti. Matteo, sto tremando, cazzo. Sempre quando sì. Siamo. Ma che stai dicendo? No. Cazzo c'è l'Alzheimer, sto vedendo. C'è l'Alzheimer, cazzo. Sto tremando. Emozione lui, però. Ma che roba, cazzo. Che cazzo c'è l'Alzheimer? Ciao. Lo tengo finché non si gira. Ciao. Già. Ora ci sarà una videoclip che vuole ripercorrere appunto la storia della nostra emittente di Teleticino, dalla nascita di 6 anni fa al consolidamento fino alla concessione federale ottenuta lo scorso anno. Un filmato realizzato dal nostro regista e produttore Fiorenzo Mordasini, oggi per lui, l'avete sentito nel news, è infatti l'ultimo giorno di lavoro a Teleticino, dopo oltre 5 anni di intenso lavoro, ha infatti deciso di voltare pagina e provare una nuova esperienza professionale. Al nostro Fiorenzino, come lo chiamiamo solitamente, un grazie di cuore da parte mia e da parte di tutto lo staff della nostra emittente di Teleticino. Vi lascio ora al videoclip. Bon, toccherà a te immortalare, tipo. Stasera quando siamo andati a casa io l'ho chiamato, ora non so se c'è. Vai.
C'è qualcosa sotto che è sotto il composto e quindi siamo tutti commossi. Avremo occasione poi di è nudo! Sì, no? Facciamo una gigantografia, cara. Non l'ho vista.